Buongiorno. Allora, con l'inizio, la fine del 2020, inizio del 2021, ho deciso di riniziare una serie di video con cui cerco di presentare il mio punto di vista su diverse tematiche che riguardano la salute, alcune delle più frequenti patologie, cosa si può fare per cercare di ridurre il rischio di sviluppare queste patologie. Allora, iniziamo con le patologie cardiovascolari che, come vedete, tuttora sono la prima causa di malattie e di morte in tutti i paesi occidentali e purtroppo anche nei paesi in via di sviluppo. Vedete, questi qua sono dati stimati. All'incirca il 24-25% degli uomini e il 22% delle donne sviluppano patologie cardiache, muoiono di patologie cardiache, scusate, se poi ci mettiamo insieme lo stroke, vedremo altre patologie, il diabete che sono correlate, i numeri aumentano. Questo è naturalmente era nelle persone con più di 18 anni. Se poi dividiamo per fasce di età, vedete che il numero nelle persone che hanno più di 65 anni passa dal 25,6% al 30% degli ultra 85 anni. Ma questi sono dati di mortalità, cioè una delle cause di morte, la principale causa di morte, che poi non è l'unica. Per motivi ovvi, si mette una primary cause of death e poi le altre. Come dicevo, le malattie cardiovascolari non sono la esclusiva pertinenza dei paesi occidentali, ma anche purtroppo dei paesi di sviluppo, diventando la prima, di gran lunga la prima causa di morte, molto più della malaria, come vedete. Al di là della causa di morte, guardiamo i dati, questi qua sono dati pubblicati sull'Lancet del 99, sono studi dati del Framingham Heart Study e come vedete, perlomeno in America, ma sì, in maniera simile in altri paesi sviluppati, inclusa l'Italia, all'incirca il 32% delle donne e il 49% degli uomini durante la loro intera vita andranno a sviluppare una delle seguenti patologie. Angina pectoris praticamente è la patologia, patologia coronarica, i sintomi, cioè una persona ha dolore al petto. Classico, adesso non sto a descrivere qua la sintomatologia classica, insufficienza coronarica, infarto del miocardio o morte coronarica. Cioè il 49% degli uomini durante la loro vita svilupperanno una di queste condizioni, quindi insomma la metà più o meno e il 30% delle donne. Per dire insomma che è una patologia estremamente frequente. In Italia all'incirca il 38,8% delle morti sono legate a malattie cardiovascolari, 33% cardiopatia ischemica e 28% ictus cerebrali. All'incirca c'è un caso di infarto del miocardio nell'uomo ogni 16 minuti e nelle donne ogni quasi 50 minuti. Naturalmente queste patologie, come vedete, hanno un costo esorbitante. Questi qua sono dati della Milken Institute, che è un istituto con base a Los Angeles, che fanno diversi tipi di studi commissionati. In questo caso hanno guardato i costi diretti e totali, quindi diretti e indiretti. Vedete che le malattie cardiovascolari negli Stati Uniti sono responsabili di un costo anno di circa 294
4 bilioni di dollari, perché il costo totale stimato è di 1,1 trilioni di dollari, quindi 1.000 miliardi, e 294 bilioni di dollari per le malattie cardiovascolari, un altro 189 per il diabete, 185 per morbo di Alzheimer e poi vedete cancro 98. Se guardiamo i costi totali diretti e indiretti, le patologie cardiovascolari sono responsabili di 1,461 trilioni di dollari, quindi 1.461 milioni di dollari, il diabete 525, Alzheimer's disease 268. E questo sono invece diviso per singole patologie, sempre dei costi diretti. Vedete che il diabete sono 189 milioni, poi ne parleremo di questo, le malattie cardiovascolari 72,497 milioni, lo scompenso cardiaco, chronic heart failure, 28.281 milioni di dollari. E poi potete guardare, insomma, alla fine, insomma, se guardiamo malattie cardiovascolari, dei tumori, stroke, Alzheimer, sono la stragrande maggioranza dei costi sanitari negli Stati Uniti diretti, e questi sono gli indiretti. Vedete che l'ipertensione, che tra il resto è uno delle principali, in questa epidemia di Covid, è uno dei principali fattori di rischio per ricovero in terapia intensiva e mortalità, è responsabile di quasi di un trilione di dollari di spese, 526 bilioni di dollari per il diabete, e poi un misto di altre patologie che, come dicevo, sono interrelate, perché è difficile separare il diabete dall'ipertensione, dalle malattie cardiovascolari, dai tumori. Questa è una figura di un articolo scientifico che ho scritto per Nature Review Cardiology nel 2018, che riassume un po' il mio pensiero. Cioè, quando noi come medici, come studenti di medicina, studiamo le patologie e poi come medici le trattiamo, dividiamo le patologie in branche scientifiche, branche mediche, per cui c'è l'oncologo, per il resto ormai c'è l'oncologo specializzato in mammella, oppure polmone, oppure prostata, non c'è più un oncologo che tratta tutti i tumori in maniera specialistica, ormai i vari oncologi sono specializzati in delle sottobranche dell'oncologia. Se poi andiamo a vedere le patologie cardiovascolari, ci sono i cardiologi interventisti, ci sono quelli che si occupano probabilmente di scompenso cardiaco, o quelli che fanno terapia intensiva in unità coronarica, gli aritmologi e via dicendo. Oppure in neurologia abbiamo quelli che fanno la stroke unit, gli specialisti di stroke unit che hanno fatto quindi ictus, oppure gli esperti di demenza o di sclerosi multipla. Perché se noi aspettiamo che queste patologie si sviluppino, e ripeto, ci vogliono tantissimi anni perché una persona sviluppi un infarto del miocardio, cioè ci vogliono anni, 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 anni di alterati fattori di rischio, ipercolesterolemia, ipertensione, diabete, tanti altri fattori di rischio che fanno sì che la placca aterosclerotica, come vi farò vedere, diventi emodinamicamente significativa, o meglio, che la placca aterosclerotica, quello che è il cappello della placca, diventi instabile, perché l'infiammazione erode lo strato protettivo endoteliale, si forma una lesione, una ferita, e lì arrivano le piastrine per cercare di curare, come quando succede con una lesione. Se avete una ferita, arrivano le piastrine e bloccano il sanguinamento. Allora, queste piastrine, questo trombo che si forma, blocca il flusso sanguigno e si ha un infarto del miocardio. Però quello che volevo dirvi è che quello che stiamo scoprendo grazie alla biologia dell'invecchiamento
che è questa branca nuova molto interessante, che cerca di sintetizzare i vari componenti che portano a diverse patologie, ci dice che il cancro, o perlomeno le più frequenti forme di cancro nei paesi occidentali, le patologie coronariche, lo scompenso cardiaco, la maggior parte dello scompenso cardiaco ormai su base coronarica, molti degli strokes, degli ictus, sicuramente la demenza vascolare, ma probabilmente in qualche maniera, come vedremo, la demenza vascolare e l'Alzheimer hanno un overlapping molto importante, quindi non esiste la demenza vascolare pura e l'Alzheimer puro, ma c'è una contaminazione tra le due molto importante che stiamo cercando di capire. Tutte queste patologie, la fatty liver disease, che poi può portare a cirrosi o a cancro cirrosi, la sindrome dell'ovaio policistico, l'ansietà, la depressione, hanno un comune minimo denominatore, cioè un substrato metabolico che è responsabile dell'accumulo di danno metabolico molecolare che aumenta il rischio di tutte queste patologie. Poi è chiaro, ripeto, che se tu arrivi dal medico dopo 30 anni di fattori di rischio alterati che hanno fatto sì che questa cellula tumorale è cresciuta, è diventata sempre più potente, ha creato un clone altamente aggressivo, poi debba essere trattata con chirurgia e o chemio e o radioterapia. Ma quello che voglio dirvi è che quello che stiamo scoprendo è che se noi agiamo upstream su tutti questi fattori di rischio, dalla dieta, attività fisica, l'impatto della salute mentale, dello stress e di altri disturbi emotivi, psicologici, il fumo di sigaretta, l'inquinamento, noi possiamo intervenire su quei determinanti patofisiologici che vanno ad agire su questo pabulum metabolico, fisiologico, molecolare che poi causa tutte queste patologie. Quindi se uno vive abbastanza lungo, inizia con svilupparne una, quella per cui ha una predisposizione genetica, e poi se vive abbastanza lungo probabilmente ne svilupperà una seconda, una terza, una quarta, una quinta. Questo è un concetto molto molto importante. Guardiamo un attimino i dati, perché ritorniamo a parlare di sostenibilità, potete vedere i dati americani di cosa costano le patologie più prevalenti, ma guardiamo in Italia i dati che sono attualmente disponibili. Questi qua sono i dati di AIFA, questo è il report OSMED del 2019, quindi il più recente, e ci dice praticamente che la spesa farmaceutica in Italia è passata da 4.000 milioni di euro nel 1985 a, questa è quella territoriale pubblica, a 14.000 milioni di euro, ma è aumentata anche quella privata e quella ospedaliera, arrivando a un totale nel 2019 di 30 miliardi di euro, 30 e rotti miliardi di euro, quella totale che combina tutte le spese pubblica, privata e ospedaliera. Naturalmente vedete che, come vi dicevo, il consumo di farmaci, che in qualche maniera correla col numero di patologie, aumenta all'aumentare dell'età, inizia veramente a prendere il via intorno ai 45-49 anni e poi in maniera esponenziale aumenta sia negli uomini che nelle donne. Questo sono il numero di il DDD per 1.000 abitanti, cioè il consumo di farmaci di dosi giornaliere per numero di abitanti in Italia. E come vi dicevo, negli ultimi anni c'è stato uno switch in termini di costi. Fino a qualche anno fa le malattie cardiovascolari erano le più costose, anche perché c'erano un sacco di farmaci come tutte le statine, gli antipertensivi, che erano
ancora sotto brevetto, adesso invece ci sono un sacco di farmaci generici che quindi costano molto di meno e quindi la spesa si è abbassata proprio perché il costo di questi farmaci si è ridotto e adesso invece i farmaci antineoplastici, vedete, fanno la parte del leone e sono prevalentemente a carico delle strutture pubbliche ospedaliere perché è lì che si somministrano i farmaci chemioterapici e costano all'anno circa 6 miliardi di euro e quelli cardiovascolari invece sono passati in quarta posizione, però con ancora 3,5 miliardi di euro all'anno di spesa farmaceutica per le patologie cardiovascolari e poi abbiamo a quelli del metabolismo, diabete e parato gastrointestinale. La seconda in termini di spesa 4 miliardi e GI sono quegli antibiotici per uso sistemico. Ok? Naturalmente parte di questo aumento spaventoso del costo soltanto farmacologico, quindi non stiamo parlando di spese per i medici, per le strutture ospedaliere, per tutto il resto, parliamo soltanto di spesa farmaceutica, che è un indice, uno degli indici che ci dà una misura di quello che succede nella popolazione italiana. E questo aumento esponenziale del costo della spesa farmaceutica, secondo me, è legato perlomeno a due fenomeni importanti. Uno è quello dell'invecchiamento della popolazione, che è passata che attualmente è intorno all'incirca il 28,8% degli italiani a più di 65 anni, previsto il 34,4% nel 2050. Quindi un italiano su tre avrà più di 65 anni nel 2050. L'altro fenomeno è quello dell'aumento dell'obesità. Vedete, questi qua sono dati che abbiamo pubblicato con Vincenzo Attella nel 2013, sono dati del Health Search Database, all'incirca 800-900 medici di base hanno raccolto dati su 1 milione di pazienti e vedete praticamente che all'aumentare del body mass index, quindi dell'obesità, partendo da livelli addirittura di 19, 18 di BMI aumenta in maniera lineare il costo della spesa farmaceutica e per diagnostica e specialistica. Qui non c'è la spesa ospedaliera. Quindi si passa da circa 300, meno di 350 euro per una persona che ha un BMI di 18 a 850 euro per capita l'anno una persona che ha un BMI intorno al 41, quindi che è obeso. Ok, mi fermerei qui e nel prossimo video inizierò un po' a raccontarvi delle diverse patologie cardiovascolari, di quali sono le più importanti e di quali sono le meno importanti, e dell'aterosclerosi. Benissimo, alla prossima.